parte, una delle tante azioni che stiamo mettendo in campo, però questa insomma rilevanza strategica, si parte finalmente col piano di dismissione, abbiamo fatto e votato un regolamento in Consiglio Comunale lo scorso agosto, finalmente abbiamo come dire dettato quali sono le linee guida e le principali osservazioni sono state risolte. Tutto insomma deve funzionare, oggi diamo questo segnale, 13 immobili importanti, valutazioni importanti, insomma finalmente ci caratterizziamo per poter finalmente iniziare una dismissione che tanto aiuterà le casse del Comune. Comincia la nuova fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Oggi sono state presentate le schede tecniche dei primi immobili che saranno messi all'asta attraverso la piattaforma su web su cui si possono consultare i documenti, acquisire informazioni e presentare le offerte economiche. I protagonisti sono la Napoli Servizi, incaricata dell'operazione, il Consiglio Notarile di Napoli Torre Annunziata e Nola, che avrà il coordinamento del controllo su procedure e tempi di esecuzione delle aste, oltre ad ospitarle sul suo sito, e la Camera di Commercio attraverso la Borsa Immobiliare di Napoli, che ha eseguito le perizie di stima per il valore di mercato degli immobili, una metodologia veloce che unisce trasparenza e massima diffusione delle informazioni. È sempre il momento giusto, dipende poi dall'attrazione degli investitori che dovrà essere fatto con una accortezza diciamo massima. Noi abbiamo tutte le professionalità oggi a Napoli per poter fare questo, quindi non è che abbiamo bisogno di rivolgerci a istituti internazionali. La Borsa Immobiliare, come voi sapete, è una società in house della Camera di Commercio di Napoli, 100% Camera, e quindi si diciamo in qualche modo si candida ad affiancare tutti gli enti pubblici in questo momento particolare per risolvere tantissimi problemi che nel tempo si sono arenati. Il ruolo tradizionale, quello nostro di verifica, di controllo, quindi la professionalità tipica dei notai, ma con una novità importante, cioè mettere a disposizione del Comune di Napoli Servizi la nostra piattaforma per le aste telematiche, quindi consentire la dismissione attraverso la gestione delle aste telematiche. Questa novità della innovazione sicuramente consentirà già da subito di poter dismettere quegli immobili che sono pronti dal punto di vista della documentazione.